voi siete? Katia Di Penta. Eleonora Polidoro. Di cosa vi occupate nella vita? Siamo archeologhe a tempo pieno. Di archeologia sperimentale. Bene, che percorso di studi avete intrapreso? Sono due percorsi diversi, perché io ho studiato lettere e poi ho avviato una specializzazione in archeologia paleocristiana. Io ho studiato conservazione dei beni culturali e vari master poi in archeologia. Oggi ci avete spiegato più o meno i percorsi da intraprendere, diciamo, per avvicinarci all'archeologia. Brevemente potete riassumere? L'errore che si fa di solito parlando di archeologia e di storia è quello che dicevamo prima, di parlare di materie completamente smaterializzate. In realtà noi quello che cerchiamo di dare alle persone uno spessore a queste due materie umanistiche, quindi qualcosa di reale, di tangibile, di visibile, tante volte anche di annusabile quando sono certi determinati cantieri, per rendere sempre più reale la dimensione della storia. Quindi attraverso i laboratori noi diamo proprio il materiale per basare fondamenta solide sotto i pilastri della storia. Ok, grazie. Buona serata.